La gamma C-Line è da anni ai vertici del gradimento della clientela europea e si può a ragione considerare come una vera bestseller della produzione Cartago. Con la nuova generazione, questa serie ha conosciuto un generale rinnovamento tecnico ed estetico e l'introduzione di alcune varianti abitative. Tra queste non poteva mancare la soluzione del living anteriore face-to-face, che caratterizza il nuovo C-Line 5.3 QB SL, un motorhome dalle dimensioni generose che, oltre al già citato soggiorno con divani contrapposti, presenta la camera posteriore con letto centrale ed è capace a offrire 4 posti omologati in viaggio per altrettanti letto. Lungo 778 cm, il C-Line 5.3 QB SL è allestito, come il resto della serie di integrali C-Line, su meccanica Fiat Ducato Heavy con telaio ribassato Alco e ha un peso massimo consentito di 4.250 kg. Un dato che, a fronte del peso in ordine di marcia, tutto sommato piuttosto limitato per un veicolo di queste dimensioni, fornisce un carico utile decisamente ampio. Le motorizzazioni sono quelle classiche Fiat Euro 6 da 2,3 litri con 130, 148 e 177 cavalli. Quest'ultima, vista la stazza del veicolo, è da considerare senza dubbio la più indicata a fornire prestazioni stradali adeguate. Buona poi anche la dotazione di base, che comprende di serie tutti i più importanti dispositivi di sicurezza attiva e passiva, oltre a quelli che non possono mancare in un veicolo con spiccate caratteristiche automotive, come i fari diurni a LED, serbatoio maggiorato e fari fendinebbia. Come spesso succede quando si tratta di veicoli di prestigio superiore, per quanto riguarda l'accessoristica, viene poi lasciata ampia possibilità di personalizzazione al cliente finale. Tra le dotazioni selezionabili più interessanti si distinguono, ad esempio, il climatizzatore automatico, il sistema multimediale con navigatore integrato o la telecamera di retromarcia. A livello estetico, anche il nuovo nato si caratterizza per il frontale V-Face, dove si distinguono i fari diurni a LED e l'aggressiva mascherina a listelli cromati, oltre all'ampio parabrezza studiato per fornire la massima visibilità in marcia. La nuova serie 2019, però, segna alcune nette evoluzioni stilistiche, come il logo C-Line nella fiancata e, ancora più importante e significativo, il nuovo specchio di coda in monoblocco di vetro resina in perfetto stile liner, che mantiene comunque il paraurti separato per facilitarne le operazioni di riparazione. La struttura generale si conferma essere quella di alto livello, tipica della produzione Cartago, con scocca autoportante costituita da pannelli di alto spessore in doppia lastra di alluminio, isolamento in RTM e rivestimento interno in microfibra e la pregevole giunzione tetto-parete con curvatura del tetto e longherone portante. Adeguate infine anche le dotazioni generali, con 5 finestre Dometic, 6 hublot, tra cui un maxi hublot centrale e uno con ventola, un'elegante porta cabina di stampo automobilistico dotata di doppia chiusura e vetro elettrico e la porta cellula attrezzata completa di finestra, luce esterna, zanzariera scorrevole e gradino elettrico. Come il resto della gamma C-Line 2019, anche il 5.3 QB SL beneficia del nuovo telaio Alco AMC ribassato di 44 mm. Il doppio pavimento risulta così maggiorato nello sviluppo, facilmente sfruttabile e adibito sia nella collocazione degli impianti, sia alla realizzazione di ampi spazi di stivaggio, anche passanti, con portelloni di accesso su ambo i lati della scocca. Lo spazio di stivaggio maggiore però è ovviamente delegato all'ampio gavone garage, che nonostante il layout interno del letto centrale riesce a garantire un'altezza utile di tutto riguardo, e ben servito da due grandi portelloni simmetrici serviti da pistoni a gas. L'allestimento interno, infine, oltre al riscaldamento e all'illuminazione, prevede i ganci di fissaggio del carico e il rivestimento in agugliato della parete posteriore. Dall'interno del gavone garage si accede anche comodamente a tutta l'impiantistica elettrica, ben radunata e raggiungibile in un quadro che comprende il caricabatterie CBE, gli interruttori salvavita e i fusibili. L'impianto elettrico conta poi su due batterie di servizio, ognuna da 80A e collocate nel doppio pavimento e un pannello di controllo digitale CBE sopra la porta d'ingresso. Il tutto sovraintende a un sistema di illuminazione complesso e scenografico, ma anche efficiente, fatto di spot a incasso e orientabili, oltre ad ampi punti luce a diffusione con elementi lineari entrambi dimmerabili. Dal garage si può accedere anche a un bocchettone di servizio del serbatoio dell'acqua potabile, collocato, come quello delle acque grigie, all'interno del doppio pavimento e raggiungibile per le operazioni di controllo e manutenzione anche da una botola interna nel pavimento. All'interno di un ampio vano nel doppio pavimento, in corrispondenza dell'ingresso, sono poi raggiungibili i comandi di scarico del serbatoio delle acque grigie e quello generale di svuotamento dell'impianto idrico. Nello stesso vano è collocata anche la valvola Frost Control dell'impianto Truma Combi da 6 kW in versione con comando digitale CP+, al quale è affidato il riscaldamento e la produzione di acqua calda. In opzione è disponibile anche il sofisticato sistema ALDE a convettori. L'impianto a gas infine fa capo a un vano esterno facilmente accessibile dove trovano collocazione due bombole standard con sezionatori collocati sotto il piano cucina.
L'interno del C-Line mostra la consueta eleganza e cura nella costruzione tipiche degli allestimenti Cartago, arricchita nella nuova serie 2019 da linee d'età e senza linea moderna, contraddistinta come la linea classica da pannellerie laccate d'avorio a specchio, ma arricchite da venature orizzontali a effetto tridimensionale per dilatare al massimo la sensazione di spazio. Cuore dell'allestimento e fattore distintivo proprio di questo modello è il soggiorno face to face, realizzato con due ampi divani contrapposti che sfruttano un tavolo centrale traslabile nelle quattro direzioni e ruotabile a 360 gradi. L'ambiente, già di per sé arioso grazie proprio alla sua configurazione, riceve ulteriore luminosità oltre che da un'ampia vetratura anteriore anche dalle finestre laterali e dal maxi hublot centrale. Mentre per lo stivaggio provvedono due pensili sul lato sinistro, uno sul lato destro e i vani laterali sotto il basculante. La predisposizione per la TV è realizzata dietro al divano destro con un efficace sistema scomparsa, mentre tutta la zona anteriore è schermabile e a prova di privacy grazie agli scuri plissettati e isolati in dotazione per la cabina di guida. La cucina non ha dimensioni eccessive, ma sfrutta una conformazione particolare in grado di fornire un buon spazio di lavoro al cuoco di turno. La dotazione comprende un gruppo di cottura a tre fuochi con accensione piezoelettrico e copertura parzializzabile e un lavello inox circolare dotato di miscelatore di pregio. Come consuetudine per i veicoli di lusso della casa tedesca, non mancano un elegante mobile bar con forma a penisola e vetrina retroilluminata e il supporto opzionale a scomparsa per la macchina del caffè. Lo stivaggio è affidato a due pensili e a un'articolata configurazione del mobile, con due file di tre cassetti ognuna e un cestello estraibile centrale, oltre a un vano portabottiglie laterale. Opposto alla cucina, ecco il frigorifero Dometic da 165 litri, sormontabile in opzione dal forno a gas. A fianco al frigorifero è disponibile un utile cestello estraibile portabottiglie. La zona centrale dell'abitacolo è dedicata alla toilette passante, completamente separabile dal resto dell'abitacolo sfruttando la doppia possibilità di battuta di una porta che, sdoppiata, permette di poter mantenere in ogni caso la privacy al locale bagno vero e proprio. Questo poi è pregevolmente arredato in legno e offre un mobile lavabo completo di miscelatore e utili complementi di arredo. Molto curato, l'allestimento prevede ampie superfici specchiate a nascondere le ante dei relativi pensili e ulteriori vani di stivaggio ricavati sotto il lavabo e sopra il WC. La reazione, infine, è garantita dal classico blow mini echi da 40x40 cm. La doccia indipendente è separata da una porta semicircolare in metacrilato. È interamente realizzata in termoformato ed è contraddistinta da un piatto inferiore completo di doppia pileta di scarico e pedana nautica in legno, con areazione garantita da un oblò dedicato. A fianco alla doccia, ecco il primo armadio guardaroba, sviluppato a tutta altezza e dotato di doppia asta per capi appesi. La separazione rispetto alla camera posteriore permette la massima versatilità di utilizzo. Può essere completamente aperta oppure scorrere raggiungendo i piedi del letto portandosi dietro lo schermo TV per la quale è prevista la collocazione, oppure ancora dividersi in tre parti offrendo una separazione parziale o totale di tutto l'ambiente. La camera posteriore prevede la presenza di un letto centrale di buone dimensioni, dotato di materasso di qualità a schiuma fredda e pregevole rete Carawinks. L'arredo prevede tra l'altro due pensili, illuminazione con spot a incasso e diffusione a soffitto, due tastiere imbottite con specchiera e luci di lettura, mentre l'areazione è garantita da due finestre simmetriche e un oblò. Ai lati del letto sono ricavati due armadi appendiabiti di uguali dimensioni, mentre ad aumentarne le possibilità di stivaggio nella zona intervengono due ampi cassetti frontali coadiuvati da altri due vani laterali con ante. Altri due posti per la notte sono garantiti dal classico letto basculante a movimentazione manuale che vanta ottime dimensioni, soprattutto in larghezza e una buona accessibilità. L'allestimento è completo e comprende oblò dedicato, luci di lettura e vano giorno.